comitato regionale FIBA Puglia, presente alla premiazione, giustamente inserito nella foto di gruppo. E quindi adesso consegniamo le medaglie, la coppa, la targa. E ovviamente, oltre al cesto Grai, anche lo scudetto di squadra campione d'Italia Under 16 maschile alle finali nazionali giovanili Grai di pallavolo a Latina. Il capitano. Festeggiamenti. Sì. Quando avete capito che si poteva vincere? Capirlo non è semplice. Sinceramente ci abbiamo provato, perché chiaramente avevamo di fronte una squadra molto organizzata, attrezzata, un bel gruppo di giocatori, con uno staff tecnico non differente, abituato a giocare queste partite importanti. È chiaro che poi, dopo che abbiamo perso così male il terzo set,
siamo guardati in faccia, ho detto o ci proviamo adesso o è finito. Qual è stata la chiave? La chiave è stata la determinazione dei ragazzi che non hanno mollato niente fino all'ultima palla, sono stati molto bravi a difendere tanti palloni importanti e tutto questo ci ha permesso di portare a casa lo scudetto. Bene, un ringraziamento da fare a qualcuno in particolare? Un ringraziamento alla società che ci permette di lavorare in questo modo e alla squadra, perché sinceramente mi segue tutto l'anno, e poi dedichiamo tutto questo scudetto alla nostra regione. Una grande soddisfazione per tutta la vostra regione? Assolutamente sì, non è la prima dell'anno, siamo già campioni under 13 3 contro 3, vice campioni under 14, sono soddisfazioni immense, perché poi quando vinci gli scudetti con i ragazzini è qualcosa di fantastico. Una società che sta lavorando benissimo da anni, ormai consolidata, emozioni immense. C'è stato un momento in cui ha temuto di non poter vincere questo scudetto? Sì, francamente sì, perché di fronte avevamo una signora squadra con un palleggiatore fantastico a cui penso di augurare la più grande strada possibile. Quindi dicevo sì, alla fine del terzo set ero un po' scoraggiato, ma il mister è riuscito a tirare fuori dal suo cappello due cambi importanti che hanno riportato tutto in parità e ci hanno fatto poi trionfare alla fine. Sono felice perché abbiamo dato continuità a degli anni veramente spettacolari. Bene, noi siamo campioni uscenti dell'Under 15 l'anno scorso, abbiamo bissato il successo quest'anno, quindi un motivo assolutamente doppio rispetto all'entusiasmo normale che si possa avere. È stata una partita veramente entusiasmante, molto emozionante. Treviso ha giocato veramente alla grande, noi siamo stati forse un po' più bravi, un po' più fortunati, però diciamo è stato un successo che ci riempie veramente di gioia e che ripaga soprattutto i sacrifici che noi facciamo durante l'anno, e non sono pochi, quindi diciamo l'emozione è tanta e la felicità altrettanta. Grazie. Ovviamente è sempre un'emozione vincere, poi soprattutto una finale del genere. Eravamo sotto 2-1, però è stato emozionantissimo vincere il quarto e poi il tie-break fino all'ultimo. Abbiamo lottato e finalmente ci siamo riusciti a riconfermarci di nuovo. Perfetto, grazie.